Allora, sapete che io faccio i miei controlli per vedere se siamo live sul serio o se il mio sistemino mi ha buggerato, perché sapete che nella diretta di stamattina di 1x30 c'è stata qualche difficoltà. Quindi adesso controlliamo, i miei tecnici mi dicono che ci sono e io mi vedo, quindi benissimo, benissimo. Ok, allora benvenuti, benvenuti, dojini di Benessere Dojo. Di oggi vi inviterei a non guardare i capelli né i miei né della nostra nutrizionista perché mi dice che anche lei è un funghetto sparato, ma ahimè, la pioggia fa bene perché lava via, ma l'umidità un po' meno i capelli. Quindi senza guardarci in maniera molto attenta, vi do il benvenuto qui con noi. Io sono qui con la mia solita tazzotta simpatica che dopo vi farò rivedere. Mi raccomando, commentatemi perché io possa vedervi e possa darvi il mio miglior benvenuto. Ciao Valentina. Adesso mi zittisco. Ok, benissimo. Quindi benvenuta Raffaella, benvenuta Valentina. Allora, io oggi inizierei un po' a bomba in maniera da introdurre subito la nostra ospite speciale per la nostra rubrica di alimentazione consapevole. Sapete che noi stiamo cercando sia di rispondere alle domande che già ci fate, sia di avere un nostro programmino, quindi di darvi sempre qualcosa di utile e interessante che poi si possa legare alle domande. Quindi io faccio entrare la nostra Francesca tra, adesso faccio il countdown, 3, 2, 1. E voilà! Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio Francesca e benvenuta sui nostri schermi. Come Grazie. stai Francesca in questo lunedì umidiccio? Si tira avanti, dai, diciamola così, mi viene tristezza anche guardare fuori al balcone, quindi proprio giornata triste oggi, è lunedì, piovigine, tutto scuro e vabbè. Si fa quel che si può, bisogna rilassarsi a casa in altri modi, con la tisanina calda, non con la cioccolata, con la tisana, quindi piano piano. Allora, benvenuta anche a Cinzia. Cinzia, bravissima. I miei dojini stanno facendo dei passi in avanti con la tecnologia. Questo è Bruno Casale. Stanno facendo dei passi in avanti con la tecnologia. C'è chi si sta iscrivendo a Facebook solo per seguire le nostre rubriche. C'è chi aveva fatto un account e l'aveva abbandonato e lo sta riprendendo. Quindi sono contentissima. Allora, voi continuate. Mi raccomando, scriveteci un commentino perché così io e Francesca possiamo salutarvi. Adesso tolgo una scritta in sovraimpressione perché oggi mi sono data la pazza gioia, ne ho messe 2000 qui sotto. Sto provando nuove cose, sto provando a fare le robe un po' più decenti e ogni tanto metto due scritte in più. Ok, benissimo. Allora, quindi diciamo che come stavo introducendo, oggi è un lunedì molto umidice e piovoso, cerchiamo di metterci del nostro per portare un po' di positività. Benvenuta Patti. Quindi, nel portare un po' di positività, diciamo che di oggi forse parliamo di un argomento positivo, diciamo, dai punti di vista differenti. Parliamo di un po' il concetto di perdita di peso, perché c'è un po' di confusione, anzi un po' tanta, sul concetto di come si può perdere del peso, come è corretto perderlo e che cosa anche vuol dire. Quindi facciamo un cappello un po' introduttivo e poi farò una domanda un pochettino più specifica a Francesca perché è arrivata proprio sulla situazione attuale una domanda da voi. Quindi ci leghiamo e approfondiamo un po' meglio. Allora, Francesca, oggi hai preparato per noi una spiegazione bella cicciosa sulla perdita di peso. Da che cosa partiamo con la spiegazione per i nostri dojini? Io partirei da una domanda direttamente ai nostri dojini. Cerchiamo Grazie. di interagire un poco così non facciamo le cose troppo noiose. Volevo sapere, secondo voi, qual è la perdita corretta in una dieta dopo un mese? Quanto peso si dovrebbe perdere? Scrivete. Allora, quindi Francesca ci sta chiedendo proprio a noi, quindi io vi vedo collegati, so che ci siete, quindi non Mi ha potete fare. salutato. Devo Esatto. rispondere che è super attivo. Allora, mi raccomando, stiamo chiedendo proprio voi. Ah, la connessione. Spero si senta ancora. Germana. Se a me sentite, provate a scrivere sempre in chat e ditemi un poco, appunto, secondo voi, qual è la perdita di peso corretta in un mese.
Quanto è? Io ho la linea che sta ballando, spero che mi... Notato, infatti ci Spero... abbiamo visto ferma. Benissimo. Io entro anche un attimino sul gruppo, Benissimo. così vedo. Sì, infatti ero ferma. Fantastico, benissimo. Allora, Dogini nel frattempo, ok. Allora, Raffaella ci dice 500 grammi, ma io sono bloccata, benissimo. Ok, mi Tutto il sono... mese 500 grammi? Sì, mi dice in un mese 500 grammi. Poi... Ok, va bene. Secondo te, Germana? Ah, su, ok, io stavo interrogando Patrizia. Allora, se, Vai, okay, Patrizia. allora, aspetta, aspetta, c'è un altro commento, deve solo aggiornarsi il mio Un baracchino. Esatto, chilo, lo leggo. un chilo. Ok. Io rilancio con Francesca 2 chili. Ok, allora. Dal mercato uguale. Chi mi manca che non mi ha ancora risposto? Adesso vi vengo a controllare. Vi vengo a... Ok, è Cinzia che ci ha detto 1 chilo. Quindi mi Ok. manca Patrizia. Patti, secondo te in un mese perdita di peso? Vi tengo Poi d'occhio. naturalmente dipenderà sempre da persona a persona, perché c'è la persona che ha una certa età e perde magari più velocemente, magari il ventenne di turno naturalmente avrà un altro metabolismo rispetto alla signora in menopausa e viceversa. Quindi bisogna sempre poi vedere caso a caso e a livello metabolico come è messo. Però indicativamente per dire, non so, perdo 8 kg in un mese, è troppo, è poco, perdo 1 kg in un mese, sono un po' ho il metabolismo un po' rallentato, è corretto così? Ok, anche secondo me 1 kg, leggo, non so di chi sia, di Patrizia. Patrizia, Patrizia che è interrogata ha risposto, brava Patti. Perfetto, non ci aveva messo in muto, bene. Esatto. Positivo. Ok, allora, qual è la risposta giusta? A livello di perdita di peso, poi ripeto, dipende sempre tutto dall'età, per donne in menopausa oppure che hanno un metabolismo molto lento, in realtà anche 1 chilo va benissimo. La perdita di peso corretta però arriva dai 3 a 4 kg al mese. Ok, quindi normalmente una persona, magari una classica persona di 30 anni, potrebbe arrivare anche a perdere 4 kg in un mese. Naturalmente dipende anche dal movimento, da quel che fa, da tutta una serie di variabili che non siamo qua adesso a ripetere, però 3-4 kg, quindi mezzo chilo barra 1 chilo a settimana, ci sono alcuni fortunati che riescono a perderli. Quindi quella è la perdita di peso corretto. Se abbiamo il metabolismo più rallentato, magari perdiamo meno, in quel caso lì va benissimo perché dipende proprio dal nostro metabolismo, comunque anche solo quel mezzo chilo, 1 chilo è meglio che nulla. Se perdiamo più di 4 kg, e a volte soprattutto per gli uomini che sono sempre più fortunati, soprattutto uomini che sono abbastanza giovani, che non hanno mai fatto dieta in vita loro, a volte tu gli dai una dieta e alla fine mi tornano anche con 7 kg in meno, che dici, ma cos'è successo? Oh mio Dio, no, calmiamoci. Quando è così non va bene, loro sono tutti contenti e va bene, però io un po' meno, nel senso che a quel punto lì vuol dire che, a parte che chissà cosa mangiavano prima, perché per dimagrire 7 kg in un mese vuol dire che prima proprio la pazza gioia si davano, però bisogna sempre appunto considerare che quando io metto peso, metto, per esempio facendo un discorso di massa muscolare, di allenamenti, quando uno vuole cercare di aumentare il suo peso, mette sia massa magra sia massa grassa, quando perdo peso, perdo sia massa magra sia massa grassa. Quindi questo è una cosa che bisogna ficcarsi in testa. Non si può prescindere, cioè non si può perdere peso perdendo solo grasso, ma perdo sempre un po' di muscolo, soprattutto poi se non adeguo il Classiche a un nutrizionista e a un personal trainer sono proprio, ma io voglio fare quello, voglio ridurre la coscetta lì e voglio ridurre la massa grassa lì. lì proprio, Il nostro corpo è fatto, è splendido, è una macchina splendida, complicatissima e si autobilancia in tanti modi, quindi anche dal punto di vista nutrizionale non si può decidere solo quello, ma bisogna riadattarsi.
sfruttare. Benissimo. Soprattutto c'è anche la genetica che influisce, nel senso che se purtroppo io ho una predisposizione, sono più una fisionomia a pera, è inutile, il seno non mi crescerà mai e vedere se il grasso mi aumenta. E lì purtroppo c'è poco da fare. Però sono cose che bisogna sapere, perché poi a volte uno va a cercare l'ideale, bisogna capire che bisogna adattare i propri obiettivi non alla modella di turno che è perfetta, ma anche alla nostra fisionomia. Quindi dopo un po' bisogna anche imparare ad accettarsi. Se uno per costituzione ha le gambe un po' più grosse, non saranno mai magre, ma cioè proprio esili, come le persone che invece magari hanno le gambe magre e mettono su sulla pancia. Tutto dipende dalla fisionomia, dalla genetica, da quell'impronta che appunto ci fa assumere una forma del corpo piuttosto che un'altra. Allora, ti interrompo per dare il benvenuto anche a Lucia, e quindi riassumiamo un po' il concetto. C'è tanto anche di genetica. Certo. Quindi il conoscersi, l'ascoltarsi e il capire un po' come siamo fatti è forse il primo grande passo per non mettersi in testa delle idee che magari non solo non sono giuste per noi, ma delle perine stupende, magnifiche, che hanno belli fiancotti morbidi, se mi si asciugano come delle acciughe, poi paradossalmente stanno anche male. Perché il viso magari si diventa smagrito, le clavicole si vedono tantissimo, il seno sparisce, ripeto, e quindi bisogna capire qual è la cosa adatta, ma magari dimagrendo pian piano, ecco, quindi sì. A volte io dico sempre, vediamo soprattutto le persone che magari si vede tanto la differenza, non sono proprio clestidra, ma appunto sono un po' più a mela, un po' più a pera, allora lì vediamo piano piano, non mettiamoci fissi sul peso, perché purtroppo molte volte si guarda solo il peso, però dipende da che tipo di peso è, quanta massa magra ho, quanta massa grassa ho, quanta ritenzione idrica ho, cioè ci sono una serie di variabili. È complicato, quindi non concentriamo, non diventiamo schiavi della bilancia. Questa allora, faccio una piccola parentesi, quindi ti chiedo, chi per varie tematiche, ciao Sara, benvenuta, per varie tematiche, perché qui si aprono dei disturbi dell'alimentazione e ci mettiamo in un mondo che magari approfondiamo, ma... Sì, vabbè, è molto complesso da toccare. Però io ho avuto tante allieve nel mio percorso che avevano proprio una fissa della bilancia per varie tematiche, e la prima cosa che io ho consigliato è butta via la bilancia, mettila da parte, perché non è un valore attendibile il solo numero della bilancia normale, quella da bagno che trovate in tutti i bagni del mondo. Quindi Francesca, anche tu ci confermi che quel numerino lì in realtà va analizzato, interpretato e testato. Certo, bisogna vedere una serie di cose, noi comunque in studio, ad esempio, misuriamo anche le varie circonferenze, la plicometria, queste sono tutta una serie di cose che mi permette anche di capire un pochettino come stiamo dimagrendo, quindi mi dà tutta una serie di dati che poi mi permette di capire se effettivamente quel tipo di dimagrimento va bene, oppure magari il mio peso è stabile perché ho iniziato a fare l'attività fisica, però le circonferenze stanno diminuendo e quindi la persona è demotivata al massimo perché non vede questo numero scendere. Però in realtà noi stiamo facendo un ottimo lavoro perché la circonferenza vita sta scendendo anche di tanto. Faccio un esempio, un uomo dopo un mese mi ha perso 1,5 kg ed era quasi un po' demotivato, poi siamo andati a vedere la circonferenza, 5 centimetri in meno sull'addome. Cioè, è una miseria, cioè, benissimo, cioè, è proprio il top, vuol dire che ti sei allenato bene, che hai mangiato bene, hai avuto una perdita di peso il cui probabilmente quel 1,5 kg che hai perso era soprattutto grasso perché la circonferenza è diminuita, meglio di così si può. Quindi anche a me è capitato in tanti percorsi, soprattutto quest'anno, in cui cambiavano taglia, quindi siamo scese anche di 3 taglie, che è tantissimo. E poi quello è l'obiettivo principale. Aperta e chiusa parentesi, per la salute è la cosa importante, perché poi parliamo anche di salute, non solo di bellezza, va bene, la bellezza ok, ma la cosa importante è anche che il giro vita tenda a diminuire, perché quello poi correlato con il rischio di malattie cardiovascolari. Quindi
quella, la taglia, è proprio la prova del 9. Stiamo guadagnando in salute. Questa è una cosa che dovremmo piccarci in testa. Il problema è che giustamente la questione del peso sulla bilancia è veramente una roba, vai a scardinare delle radici del pensiero comune molto antiche, e quindi anche queste due persone di cui stavo parlando, una era molto giovane, ancora minorenne con la mamma, e l'altra invece era una signora di quasi 60 anni, e tutte e due erano all'inizio tristi perché il peso non scendeva sulla bilancia, solo che mi cambiavano taglia, e quindi ho detto guardiamo solo quello, ti senti meglio, sei più di buon umore, ti senti più forte, non hai più i dolorini, non hai più, cambi anche taglia, il peso piano piano lo andremo in caso ad analizzare, e in caso si andrà ad analizzare con un professionista. Quindi mi raccomando, la questione peso, mi è sparita la diretta, ma spero che non sia, spero che sia un problema del mio telefono, quindi guardo solo un secondino. Vai, guarda. Il problema del numerino sulla bilancia è un problemone. Ok, benissimo, mi dicono di sì. Vuol dire che il mio telefono, che secondo me mi vuole far spaventare, perché la connessione non va tanto bene. Ho questa sensazione, ogni tanto salto. Ogni tanto salto, vero? Ok, allora do il benvenuto anche a Katia. Benvenuta Katia. Quindi abbiamo fatto una scoperta importantissima, ci confermi che il numero è in realtà solo un numero e va fatto un'altra serie di considerazioni. E non bisogna pesarsi ogni giorno, aperta e chiusa parentesi, perché uno si fa solo pippe mentali che si possono anche evitare, ci roviniamo la giornata per nulla quando magari tratteniamo un po' più liquidi o non siamo andati in bagno o tutta una serie di variabili che possono essere, siamo preciclo, cioè ci sono poi tutta una serie di variabili che ci fanno variare il numero sulla bilancia, quindi non è il caso di pesarsi ogni giorno come, oppure più volte al giorno, perché ci sono anche persone che si pesano più volte al giorno, perché lì diventa soltanto un'ossessione, aumenta lo stress, aumenta il cortisolo, aumenta la ritenzione idrica, vabbè. Poi tutto un altro discorso che si apre, che esatto, diciamo che andiamo a fare più danno paradossalmente volendo controllare tutto da soli che magari appoggiandoci a qualcuno che ci possa anche spiegare e che si sobbarchi sostanzialmente la valutazione, perché quello che fa un tecnico si sobbarca, si prende in mano con le sue tecniche la valutazione e te la spiega mano a mano. Quindi mi raccomando, il voler fare tutto da soli quando si parla di salute a volte non è la strada migliore. Quindi continuiamo il nostro viaggio. Quindi allora, abbiamo detto adesso qual è la perdita di peso corretta. Ora, se facciamo delle diete drastiche e perdiamo molto velocemente, cosa succede? Positivo? Negativo? Come avevo detto prima, magari capita che uno perde quei 7 kg velocemente, ma in quel caso lì cos'è che non va tanto? Allora, innanzitutto gli adipociti, che sarebbero le cellule che contengono il grasso. Una diapositiva di adipocita. Esatto, Germana fa l'adipocita. Al suo interno, oltre al grasso, contengono anche delle sostanze che sono nocive, sono tossiche, quindi vengono immagazzinate negli adipociti e piano piano vengono poi rilasciate in circolo per essere poi eliminate. Se si perde peso in maniera importante, velocemente, queste sostanze, che sono quindi interferenti endocrini, altre sostanze appunto, come ad esempio le diossine, per esempio, vengono rilasciate molto velocemente nel circolo ematico. E questa cosa, naturalmente, essendo tossine, non va bene, questa velocità di rilascio. Quindi già questa è una cosa per cui bisogna stare attenti alla perdita appunto di peso, ok? A quanto si perde. Poi, altra cosa, se non è dovuta a una dieta comunque abbastanza equilibrata, ma è dovuta a una dieta troppo restrittiva fatta da me, molto spesso questo succede, quindi una persona fa il classico fai da te, leva tutto, mangia uno yogurt, e cosa succede? Perché c'è anche chi, sono venute persone che mangiano lo yogurt a pranzo e le verdure a cena, avevano un metabolismo rovinato, erano praticamente schiave dell'effetto yo-yo, quindi io praticamente cosa succede? Nel momento in cui faccio una dieta restrittiva, naturalmente questa dieta non sono in grado di, cioè posso essere determinata quanto voglio, quindi la faccio benissimo per un mese, perché sono bravissima,
dopo un po' a mangiare sempre niente, a vedere gli altri che si sbattono il mondo, diciamo che lascio perdere la dieta, anche perché vedo che, a parte i chili iniziali, poi non ho ulteriori effetti positivi e torno a mangiare. Non mi sento bene. Cosa? E magari non mi sento bene. Certo. Si soffre e basta. Cioè, esatto. Quindi sì, magari la prima settimana, le prime due settimane ho questa perdita di peso, però poi dopo non riesco appunto a mantenerla, quindi mi torno di nuovo a mangiare e ingrasso nuovamente. Ingrasso nuovamente fino a un certo punto in cui non mi piace, non sto bene a mio agio col mio corpo, faccio di nuovo la dieta. Quindi siamo a questi continui sali e scendi come un'onda. PS, io ho lavorato per tanti anni anche in ufficio, perché ho fatto tanti lavori per riuscire a ottenere il dojo, e io avevo colleghe che tutte le estati, da quando credo avevano 18 anni a che ne avevano 35-40, si privavano automaticamente dei carboidrati, quindi al che spuntava la primavera, da che erano mangiavano anche le gambe della tavola, i carboidrati spariti. Ah no, ma no, io non mangio più carboidrati. Com'è questa dieta homemade? Come la vedi? Malissimo, veramente male purtroppo, nel senso che appunto, a parte che non riusciamo a seguirla per tanto perché dopo poi i carboidrati li vogliamo, quindi finisce che dopo mangiamo quello e quell'altro, quindi a settembre altro che buoni propositi, torniamo dalle vacanze che siamo molto peggio di prima, quindi anche lì è un attimo da vedere, ma poi soprattutto dopo un po' ci si distrae, cioè aspetta che mi sono distratta io leggendo la domanda, allora nel senso ci si adatta anche a quel determinato introito calorico, il fatto di non avere carboidrati va a influire anche poi sulla nostra tiroide, nel senso che quando non mangiamo i carboidrati abbiamo una riduzione anche di un ormone che si chiama leptina, che ci dà anche senso di sazietà. Avendo questa riduzione di questo ormone, andiamo ad agire poi automaticamente, questo va a inibire appunto la funzionalità tiroidea, aumenta anche il cortisolo e di conseguenza andiamo poi a abbassare un po' il metabolismo, proprio perché la funzione tiroidea è rallentata. Quindi i carboidrati ci servono e soprattutto nel momento in cui io non mangio carboidrati, soprattutto fatto a caso, adesso lasciamo perdere le diete chetogeniche, che quelle sono ancora un altro discorso, però soprattutto fatte a caso, queste diete un po' fai da te, il problema è che se io levo le proteine, comunque, scusa, i carboidrati, comunque io ho bisogno di zucchero. Quindi lo zucchero, che il mio cervello per lo più si ciba di glucosio, non di altro, mentre invece le altre cellule possono anche essere un po' più adattate. Quindi le proteine verranno prese dai muscoli, verranno degradate e verranno utilizzate per essere trasformate in zucchero. Quindi questa è una cosa gravissima, tra virgolette, dal nostro punto di vista, perché molto male. Perché si perde la massa magra. Quindi, perdendo la massa magra, il mio metabolismo si riduce ulteriormente, tutta la fatica che abbiamo fatto per prendere quel letto di massa muscolare, per tonificare tutte le nostre ore in palestra, gli esercizi e tutto, vanno un po' in frantumi, magari vediamo il peso scendere, ma sì, in parte massa grassa, come avevo detto, ma magari abbiamo perso anche tanta massa magra. E quindi anche lì è quella poi la cosa da tenere conto. Cosa sto perdendo? Se perdo massa grassa e perdo un po' di acqua, ok. Se perdo anche tanta massa muscolare, bisogna sempre capire se il gioco vale la candela oppure no. Quindi è una cosa che bisognerebbe sempre tenere bene in mente. Poi, in caso, una volta fatti i danni, dal punto di vista estetico, ok, ma dal punto di vista anche degli organi interni, si va anche in sofferenza, ovviamente, vero? Certo, sì. No, andiamo in sofferenza, ma poi comunque consideriamo anche che il nostro corpo, sempre tornando anche alla perdita di peso importante, rapida, comunque sente una situazione di pericolo.
Quindi fa, nel momento in cui perdo tanta massa grassa, io perdo le mie riserve di energia in caso di carestia. Consideriamoci sempre che noi ci siamo adattati da una situazione in cui il cibo non era sempre disponibile come oggi. Un tempo bisognava far fatica per procurarsi il cibo e bisognava far fatica per cercare di sopravvivere in questi periodi appunto di carestia. Quindi per me è svantaggioso perdere troppa massa grassa, quindi il mio corpo andrà piano piano ad adattare, a fare degli adattamenti, a mettersi in modalità di risparmio energetico, chiamiamola così, e quindi ci saranno tutta una serie di adattamenti che poi ci porteranno naturalmente a far sì che la dieta, che era ipocalorica, piano piano il mio corpo la considera come normocalorica, quindi come quelle calorie di cui io ho bisogno per sopravvivere. Così facendo, io poi per andare nuovamente a dimagrire, cioè devo levare ancora in teoria, fino a un certo punto, perché sennò poi spegniamo e finita. Quindi anche lì, le diete troppo drastiche, protratte per un sacco di tempo, le persone che sono a dieta da una vita, hanno maggiormente difficoltà, anche perché poi magari, a parte non aver cambiato proprio stile di vita, magari proprio perché ci sono questi continui yo-yo, quindi non si capisce che la dieta non va fatta per dimagrire, per poi tornare al regime di prima, ma dovrebbe essere un cambio di stile di vita da mantenere nel tempo per far sì che il cambiamento poi sia duraturo, per far sì che sì, ci sta lo sgarro, naturalmente non è che devo per forza mangiare sempre le stesse identiche cose, però so più o meno la frequenza dei cibi, so comunque come comportarmi e bene o male riesco a mantenere, ma mangiando e facendo allenamento, quindi sempre per cercare di avere uno stile di vita sano. Le due cose non sono distinte, ma viaggiano insieme. Certo. Quindi diciamo che al bando le diete fai da te inventate, magari in questo momento specifico, dove magari per 40 giorni ho mangiato come un maialino, abbiamo detto, questioni emotive, carico di stress, carico di ansia, incertezza nel futuro, cioè un sacco di cose giustissime. Il mio corpicino e il mio cervello hanno cercato di mediare e ho mangiato un sacco di robe. Mi raccomando, non ci inventiamo adesso. Noi dobbiamo carovellati tutti insieme, perché poi dopo un po' veramente il nostro corpo si adatta, venite dal nutrizionista di turno che si mette le mani nei capelli, perché bisogna poi fare un reset metabolico, bisognerebbe fare una cosa che ci va molto più tempo e molte volte poi uno vuole tutto e subito, non è disposto ad aspettare e quindi anche lì si demotiva, si stressa solo e stop. Quindi evitiamo di fare le cose drastiche. Ci va un po' di equilibrio come in tutto, naturalmente. Quindi va bene una certa tensione, va bene aumentare il movimento, naturalmente, va bene cercare di non esagerare i duri dolci, magari che ne so, ridurre un po' i grassi se si vuole dimagrire, però cerchiamo di non levare completamente i carboidrati, che comunque sono la fonte primaria di energia del nostro corpo, la fonte preferenziale. Quindi questa cosa in testa. Adesso dovete saperla tutti. Esatto, bravissimi, bravissimi. Benvenuta anche Angela. Ciao Angela. Allora, la domanda che ho mandato prima in sovrimpressione, che è di Sara, dice: qualche consiglio riguardo alla ritenzione idrica? Allora, in realtà, piccolo spoiler, io e Francesca ce l'abbiamo in programma questo argomento, perché come sapete è una delle mie specialità dal punto di vista dell'allenamento, quindi è proprio un mio bambino, quindi quando sento ritenzione idrica divento di buon umore perché so come posso trattarla e quindi sono contenta che qualcuno mi chieda come... Sì, viva! Quindi il primo caso in cui qualcuno è contento di pronunciare ritenzione idrica. Quindi ci prendiamo la domandina e anzi direi, Francesca, se mi... La ripartiamo poi un'altra volta, anche perché non è proprio corta. No, è un universo. È una live apposta. Esatto, facciamo una live apposta e direi, se ci sono domande più specifiche, quindi... Se la ritenzione, ad esempio, mi sovviene, soprattutto in certi periodi dell'anno, soprattutto in certi momenti, come me ne accorgo, quando me ne accorgo, se ci sono delle cose di cui già mi sono reso conto, ad esempio, se sono sotto esami, per fare l'esempio di Sara, e mi accorgo in quel momento di forte stress che sono piena, magari quella è una roba da segnarci, non dico nei commenti, però magari sul numero privato del dojo, in maniera che io e Francesca andiamo anche con una risposta molto specifica, perché l'argomento è vasto.
immenso. Comunque, magari camminare ogni tanto per casa, io questo già piccolo consiglio, perché stare sempre seduti, non che, dimmi tu se sbaglio, Germana, ma non credo che aiuti molto la ritenzione. Assolutamente. Il problema è anche un po' quello, già, giusto per dire la prima cosa banale che mi viene in mente. No, saltata. Io ti vedo ancora. Mi vedi ancora? Io no, aspetta. Ci sei. Tecnologia, va bene, ci sono. Questo è alla base di tutto. Quindi è alla base sia di un possibile dimagrimento che di un deperimento di muscoletti che della ritenzione idrica, è alla base di tutto. Non per niente il movimento è vita, proprio per quello, è alla base di qualsiasi cosa voi vogliate ottenere o di cui state andando alla ricerca. Il movimento è, insieme a un corretto stile di alimentazione, quindi non proprio solo una dieta, ma un'abitudine, come diceva Francesca, è alla base di qualsiasi cosa. Quindi la passeggiata banalmente in casa può essere un modo. Sara ha accesso ai nostri allenamenti, quindi Sara ha il funzionale soft, quindi come se non ci fosse un domani, i protocolli ce li ha, ci sono dei protocolli specifici per la circolazione, per la riattivazione, quindi c'è tanta roba che agli altri forse se fanno i bravi potremmo anche dire. Quindi. No. Una domanda invece specifica sempre sulla perdita di peso, Francesca, perché ci è arrivata dai nostri dogini. È vero che noi abbiamo iniziato le live dicendo abbiamo sballato un po' l'alimentazione in questo momento, magari stiamo prendendo qualche chilo e magari ci siamo gonfiati un po', come fare? Poi ci è passata anche Pasqua di mezzo, Ale. Invece ci sono anche casi all'opposto. Ciao Jessica, benvenuta. Ci sono anche casi all'opposto, quindi ti chiedo, è possibile che in un momento come questo, nuovamente stressante, provante, pieno di stimoli negativi e che ci mette nella condizione di doverci riadattare, quindi creare cose nuove, è normale che qualcuno al posto di prendere magari qualche chilo lo sta perdendo, si sta sentendo rinsecchire? Allora, lì ripeto, dipende sempre un attimino anche da quali sono le abitudini, perché se l'abitudine è comunque di mangiare in maniera equilibrata, di fare gli spuntini, di fare il pranzo, il pasto comunque sano, che non sia una cosa veloce durante lo smart working, magari in 5 minuti e poi tornare subito al lavoro, cioè siamo a casa, prendiamoci i nostri minuti, cerchiamo di dividere i tempi anche solo per la sanità mentale. Io sono anche un po' di questo parere. Bisogna ritagliarsi gli spazi per essere consapevoli di quello che si mangia, per staccare un attimo il nostro cervello, che questo ci rende soltanto più produttivi dopo. Quindi veramente cercate di staccare la testa, pensare a quello che fate. E probabilmente questa persona magari sta, a parte che a volte su alcune persone lo stress, lo stato emotivo tende anche a fare effetto opposto, quindi proprio di dimagrimento, ma magari se si trova a non avere i giusti tempi, la giusta routine e a saltare i pasti, appunto quella potrebbe essere una cosa che la porta un attimino a dimagrire in maniera eccessiva. Quindi questa è la prima cosa proprio da tenere in mente, cerchiamo veramente di fare i pasti, poi un po' di dimagrimento magari ci può stare, perché se passavamo tutta la settimana, tutti i giorni praticamente a mangiare, che ne so, in un bar per dire, dove le cose non erano magari cucinate in maniera sana, non erano, cioè erano super condite, le porzioni erano abbondanti, noi passiamo dal fatto di, cioè, allo stare a casa in cui abbiamo il controllo di quello che mangiamo, di quanto olio mettiamo nella pentola, di quali sono le porzioni, e quindi magari dimagriamo. Quindi se il peso scende più di 4 kg al mese, come dicevo prima, probabilmente stiamo avendo soprattutto una perdita di massa muscolare, quindi a quel punto lì fare attenzione, cercare di mettere anche, inserire sempre la giusta attività fisica in modo tale appunto da mantenere il più possibile la massa muscolare. Ecco. Dimmi, hai una domanda per me? Sì, se no qua parlo sempre solo io. Trasmettimi anche tu un po' del tuo sapere. C'è un modo per cercare di mantenere, cioè dopo quanto magari la massa muscolare si atrofizza, c'è un modo per mantenerla il più possibile anche mentre magari si sta cercando di fare un po' di dieta? Qual è più o meno la frequenza?
Allora, diciamo che il concetto ritorna sempre lo stesso, il movimento è vita, quindi nel momento in cui io vado a diminuire, ecco Bruno, in cui vado a diminuire... Muove sempre anche lui. Ma lui in realtà, siccome è un giovanotto, perché non ha neanche un anno e mezzo, lui deve fare molta attività fisica perché sennò io lo vedo dimagrire. Quindi quando lo vedo un po' più secchino, io so che devo farlo correre un po' di più. Gabriel se lo porta a fare i video con sé, così almeno lo rincorre, giocano mentre fanno difesa. Quindi vale anche per gli animali la stessa identica cosa. Allora, diciamo che su questo argomento noi abbiamo introdotto un prodotto gratuito, che è l'UNX30. Perché l'abbiamo fatto e spendiamo il nostro tempo, il nostro lavoro su quello, proprio perché a volte bastano veramente dei piccoli input minimi, come un pidocchiosissimo minuto, perché se un essere umano pensa un minuto, dice: ma figurati, non ci faccio una partita al computer, non ci guardo un episodio, non frutta dal punto di vista lavorativo, un minuto è nulla. No, a volte un piccolo stimolo riesce a risvegliare un muscolo oppure a tenerlo in continuo movimento. Quindi a volte più che quegli esercizi estenuanti che finisci e vuoi morire il giorno dopo, altro che acido lattico, ci Il sono proprio giorno stesso vuol morire, ma quello dipende sempre da che cosa si vuole. Perché ad esempio Gabriel fa allenamenti un po' più intensi, ma perché il focus con i suoi allenamenti è di un altro genere. Io mi occupo di allenamenti più soft perché è giusto che ognuno abbia il suo allenamento. Ma in questo momento in cui c'è molta gente che ha smesso di allenarsi, quindi ha abbandonato quella parte della sua vita perché la riprendo poi il mese prossimo, e ragazzi sono già passati 40 giorni, di 50, quindi ormai il mese passato, il corpo lo sa. Sta soffrendo. Quello che capita le prime volte può essere o proprio il deperimento del corpicino, quindi il corpicino che si assottiglia. Ad esempio, a me si sono assottigliate le spalle. Un conto, ciao Paolo, benvenuto. Un conto sono le spalline, che va bene, non importa, poi ci si lavora su. Un conto se, ad esempio, come questa mia allieva mi ha proprio detto, io mi sento più magra. Quindi il concetto è che lo sentiamo. Io e anche con i nostri ospiti stiamo cercando di inculcarvi l'idea di ascoltarci, perché molte volte quella è la base di qualsiasi bel lavoro che possiamo fare su noi stessi, che vogliamo dimagrire, che vogliamo ingrassare, che vogliamo mettere i muscoletti, che vogliamo farci passare il mal di schiena. Quindi se in questi giorni mi sto sentendo un po' più rinsecchito come un'acciughina e magari la schiena inizia di nuovo, ma caspita, ma mi era passato questo mal di schiena e c'è di nuovo. La cervicale ricomincia a raggomitolarsi, è come se prima fosse stata bella distesa, adesso piano piano si sta chiudendo. Se anche il mio petto inizia a chiudersi, quelli sono dei sintomi, quindi è il nostro corpo che ci parla, che ci sta aiutando e che ci sta chiedendo aiuto. La risposta può essere semplicissima: piccoli input giornalieri, in maniera che io lo metta nella mia abitudine giornaliera e non debba necessariamente essere quella rottura di scatole immensa. Ma adesso mi devo allenare. Ma perché deve essere una rottura di scatole? Trovate qualcosa che non sia così noioso, che abbia magari delle faccine buffe come le nostre, che vi racconti anche cosa succede al nostro corpo, che vi tenga anche compagnia, perché anche quello l'umore è importante, e vedrete che anche solo dopo un minuto piccolo, o dopo 30, dopo 40, la vostra mente sta meglio e il vostro corpo risponde. Subito si sente più il buon umore, si sente la mobilità, si sente il respiro aperto e ti viene da saltellare per casa. Io ho Valentina in linea che i primi allenamenti mi ha detto: mi sembra di uscire dal dojo e saltellare, sentiva per la facci. Perché? Perché proprio quello è il concetto. L'allenamento è una cosa fondamentale perché il movimento è vita. Bisogna solo scegliere, come nell'alimentazione, la giusta via di mezzo. Quindi in realtà io credo che l'input possa essere benissimo costante, magari più piccino, magari postandolo anche in maniera che anche gli altri siano ispirati positivamente da tutto questo, ecco perché ci siamo dati ai social, e collaborando anche con gli altri, magari allenando in gruppo, magari allenandosi in chiamata. Io ho delle sorelle che adesso sono in case differenti che si chiamano per allenarsi insieme.
Io ho delle mie amiche che anch'io ieri videochiamata perché se no non si muove, allora per cercare di incentivare ho detto bene, prendiamo appuntamento domani a quest'ora, ci sentiamo un attimo, facciamo allenamento insieme, così è più piacevole, è un momento anche che diventa di nuovo sociale, ci teniamo compagnia e soprattutto ci teniamo poi davvero e soprattutto facendo allenamento diciamo in gruppo siamo anche più portati a dare il meglio secondo me poi dopo perché dice vedi lei ce la faccio devo farcela anch'io. È vero e motiva. Verissimo, infatti io sto dicendo, noi ad esempio registriamo le lezioni al momento perché è il modo per il nostro modo di lavorare in cui tenere lo stesso standard e riuscire anche a controllare, a stare vicino agli allievi. Però molte volte dico, tu hai il video, ce l'hai a disposizione, usalo, mettilo in condivisione. Quindi tu fai il movimento e magari la tua amica che è in call quel giorno, lei copia te e poi la volta successiva fate il contrario, in maniera anche da imparare cose nuove e comunque da stare insieme, che questo momento ci sta mettendo a dura prova, quindi anche solo io nelle mie interviste, io sono contenta di vedere i miei ospiti, di poterci parlare e di anche io imparare cose nuove, perché di imparare non si smette mai. Quindi, a parte la domanda di Sara che è stata archiviata, giuro Sara, ti risponderemo in maniera anche bella cicciosa, quindi tieni d'occhio le dirette, perché arriverà. Quando sempre, quindi non se la perde, dai. Quindi, pazienza. Avete delle ulteriori domande? Perché di nuovo l'argomento è molto vasto, quindi stiamo cercando di toccare tanti punti, ma neanche troppi per non confondervi le idee, sul concetto di perdita di peso, che sia questo periodo specifico o che sia un altro periodo. Avete ulteriori domande da poterci fare e da poter avere risposta, forse già in diretta, se guardando l'ora ci stiamo, sì, potremmo starci. Anche in generale poi, che magari può essere lo spunto per altre dirette, così facciamo qualcosa, se avete un dubbio in particolare su qualcosa che non c'entra tanto con quello che ci siamo detti oggi, provate a proporlo, vediamo se è un po' troppo specifico, se può interessare tutti e fare una live sopra. Ecco, perché ad esempio io e Francesca abbiamo già nei nostri prossimi punti un 2 o 3 idee, quindi in realtà le idee ci sono, ma possiamo anche essere più specifici su quello che ci chiedete voi. Quindi di nuovo, soprattutto sulla questione della ritenzione e cellulite affrontata qualche secondo fa, siate iper specifici, quindi approfittatene del fatto che avete due tecnici specializzati in due specialità differenti, ma che possono collaborare. Esatto, quindi sfruttateci, mi raccomando, e scendete nel dettaglio, se non volete ovviamente nei commenti, c'è sempre il numero del dojo per voi. Francesca, io ti volevo poi fare una domanda magari per le prossime live, magari come prossimo argomento, sempre per il concetto di se voglio perdere peso, devo contare le calorie, come si fa, e queste app che contano anche l'aria che respiriamo. Si deve scaricare quest'app o la si lascia nell'Apple Store, nel Google Play e magari si fa qualcos'altro? Mi nervosisco la prossima volta. Allora, proprio un po' nervoso, però. Io prendo lo spunto da come si usano, però la prossima volta approfondiamo. Esatto, quindi ditemi se anche voi siete d'accordo su argomenti del genere o ad esempio una cosa che io sento spessissimo e che cerco di non cavarmi gli occhietti ogni volta che la sento è: ma se io stasera mangio la pizza, quanti addominali devo fare domani? Oppure se io oggi mangio la pizza, domani quante calorie per bilanciare devo assumere? Tanta pazienza, siamo a vostra disposizione, approfittatene. Se avete un dubbio amletico che vi portate dietro da un tot di anni, un tot di mesi e leggete cose più disparate su internet, perché internet è uno strumento formidabile, però a volte giustamente magari non si è molto precisi nello spiegare le cosine, devono essere adattate a noi, quindi approfittate di me e Francesca e stressateci di domande che noi siamo qui per voi.
mi raccomando, quella della pizza ce l'ho proprio qua, quindi puoi chiedere a Francesca risposta specifica. Ok, benissimo. Allora, io li vedo in linea, però non vedo ancora delle domande, secondo me stanno mantecando tutte le 10.000 cose che gli abbiamo detto oggi. Quindi ti chiedo una cortesia di riassumere quello che ci siamo dette, quindi che punti abbiamo toccato oggi? Quindi, se perdiamo più di 4 kg, poi se sono 5 ok, però se iniziano a diventare 6 o 7, la maggior parte della perdita di peso potrebbe essere massa magra. Quindi in questo caso, se siete seguiti da qualcuno, avvertirlo, perché magari, ripeto, ha sottovalutato un po' il vostro metabolismo e non pensava che mangiaste così tanto prima, perché poi in genere le cose sono anche abbastanza correlate. Quindi riferite, perché se no, se perdete troppa massa muscolare, andiamo a fare una ricomposizione corporea che è sbagliata. Quindi quello che noi vogliamo quando cerchiamo di dimagrire è perdere massa grassa. Questo è importante per la salute, questo è importante appunto in generale anche per quanto riguarda appunto la, non so, negli anziani, anche mantenere il tono muscolare è importante, perché se no andiamo incontro a sarcopenia. Quindi ci sono tutta una serie di cose su cui appunto bisogna stare un attimo in guardia. Fare una dieta drastica mi può portare poi dopo a stancarmi, adattare il metabolismo, quindi non riuscire a perdere più, a tornare a mangiare, nel momento in cui torno a mangiare ingrasso più facilmente e poi dovrò di nuovo tornare per provare di nuovo a dimagrire, però farò 10.000 volte più fatica rispetto alla dieta precedente. Quindi le persone che sono costantemente a dieta, proprio perché non è passato forse il concetto di dieta sana, stile di vita, sono quelle che per loro sarà sempre una lotta un po' continua al peso, per cui bisognerebbe piano piano fare un reset metabolico per poi forse provare a dimagrire, sempre abbinando al giusto movimento, perché sennò in quei casi lì diventa sempre molto complicato. Esatto, non bisogna allenarsi. Ho cercato di centrarlo, ma non ce l'ho fatta. Quindi questi sono i concetti principali. Ricordatevi che se io levo carboidrati la mia tiroide si rallenta, quindi di conseguenza il mio metabolismo si adatta. Quindi alla fine di nuovo facciamo molta più fatica ed è complicato poi dimagrire. Quindi questi sono proprio i concetti alla base che bisogna ricordarsi. E boh, essenzialmente mi sembra che abbiamo detto questo, ho detto altro. E per mantenere anche una forma fisica che sia quella che volete, che sia più a mela, più a pera, più a clessidra, insomma, che siamo fatti come siamo fatti, il concetto di alimentarsi correttamente, consapevolmente come abitudine, va a braccettino con un movimento consapevole e corretto. La parola allenamento. Ricordarsi comunque che la costanza e la perseveranza o comunque la cosa che è veramente fondamentale alla base di tutto. Cioè, ci sono anche periodi in cui anche in una dieta normale, anche se ho iniziato a perdere di peso lentamente, mi blocco. È lì il momento di magari tranquillizzarsi un secondo, fare un po' di mantenimento, intanto abbinare tanta attività fisica, però bisogna essere costanti, perché dopo questa situazione si sblocca, ma ci va tempo e soprattutto ci va tanto impegno da parte vostra con appunto il movimento adeguato. Quindi questa è un'altra cosa da tenere a mente, perché ci può essere anche un periodo di stop, di mantenimento importante in cui io vorrei ancora scendere peso, ma è meglio di no. Sarebbe opportuno mantenerlo proprio per cercare di far capire al nostro corpo che non si deve ricordare magari di quei 100 kg, ma siamo arrivati a 90, riadattiamoci su questi 90 kg. Quindi anche se ho ancora da perdere, bisognerebbe fare proprio mantenimento, sforzarsi di non fare su e giù di un chilo più, un chilo in più, un chilo in meno, ma mantenerlo mangiando anche quel qualcosa in più. Ecco, il concetto di nuovo è evitare di autogestirsi e valutare anche con il proprio tecnico di fiducia cosa fare, come fare, parlarne, in maniera che noi possiamo supportarvi, ma mi raccomando, rendeteci partecipi, dateci fiducia e dateci i dati da analizzare per potervi dare la soluzione migliore, perché siamo tutti diversi. Quindi anche il passarsi le diete, passarsi i regimi alimentari, passarsi gli allenamenti e
insomma, non siamo fatti tutti alla stessa maniera, quindi ascoltiamoci un po' di più, cerchiamo di capire perché vogliamo qualcosa in più da noi e quanto siamo disposti a fare, perché la domanda che io faccio negli allenamenti è sempre: ma tu vuoi stare bene sì o no? Perché la base è quella, se io voglio stare bene ce la faccio, un modo lo trovo e fidatevi, sarà anche facile aiutarvi. Se io non sono convinto di potercela fare e se mi metto i bastoni tra le ruote da solo, il cammino è più lungo, non è impossibile, ma devo solo sapere che è un po' più lungo. Quindi abbiamo fatto un bel riassunto, abbiamo anche parlato di come un minuto di allenamento può bastare e avanzare, perché ci dà la costanza dell'input, quindi il nostro corpicino piano piano costruisce un'abitudine e molti, non ve lo nascondo, da un minuto di allenamento sono poi passati a seguire gli allenamenti del dojo, quindi hanno fatto il contrario. Non sono nostri iscritti che ci aiutano a diffondere il benessere, ma arrivavano da fuori, hanno visto una roba carina, hanno iniziato a farla con le nostre istruzioni e adesso sono più felici che mai. Hanno iniziato a bere acqua, questa sconosciuta, hanno iniziato ad allenarsi, stanno facendo un pochettino più d'attenzione a cosa ingurgitano e poi da lì si può andare nello specifico, però l'importante è iniziare. Vi tengo d'occhio perché vedo quando non pubblicate gli 1x30, quindi io lo so. Bene, diciamo che io e Francesca oggi ci eravamo date un tempo più piccino, ma io... Bene, allora aiutateci ad aiutarvi, fateci domande, siate anche iperspecifici. C'è la mia voce che rimbomba. Bah. Siate anche iperspecifici e noi faremo il possibile per rispondere magari nello specifico a voi e continuare il discorso globale. Approfittate di questa rubrica. Francesca è stata positivamente incastrata il lunedì alle 3. Quindi abbiamo anche fissato il nostro appuntamento perché sia più facile anche per voi seguirci. Non è necessario seguire in diretta e magari fare solo questo. Posso anche seguire quando ho finito, quando cucino, quando è. Sapete che il multitasking a me non è che piaccia moltissimo perché mi ha rovinato la vita il multitasking, quindi ha fatto dei danni anche su di me come germana, quindi non lo consiglio sempre, ma diciamo che in questo caso è come ascoltare la radio, quindi facciamola andare bene e facciamo come possiamo. Quindi Francesca, grazie mille. Grazie di questo. Esatto, alla prossima volta, grazie delle mille cose che ci hai detto, perché ridendo e scherzando, ragazzi, ci sta riempiendo di informazioni, quindi quando vi saltate un episodio, mi raccomando, recuperatelo. ovviamente la puntatina di oggi sarà sempre caricata su YouTube, quindi la ripotete trovare nel canale YouTube del Dojo. Vedo che Patti è ancora in linea, ciao Patti. Chi non è ancora iscritto al canale YouTube, mi raccomando, si iscriva, perché comunque lì viene salvato tutto e c'è un ordine di playlist e non è come il gruppo Facebook che è come il Bronx praticamente. Mi raccomando, iscrivetevi. Francesca, io ti ringrazio, ti saluto e ti nascondo qui sotto così facciamo ancora un po' dopo. Ciao Francesca. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ok, benissimo. Allora, io vi ringrazio per un'altra oretta insieme, perché sapete che tra controllare la connessione, tra una cosa e tra l'altra, alla fine un'oretta chiacchierando ci va. Vi ripeto che noi siamo aperti alle domande, quindi approfittate del fatto di poter assorbire come una bella spugnetta delle informazioni e magari delle informazioni molto importanti per il vostro benessere in questo momento. Ora più che mai occupiamoci del nostro bene, del nostro benessere, del nostro equilibrio. Equilibrio abbiamo visto in questi giorni, in queste settimane, vuol dire tante cose. Si passa dall'alimentazione all'ascolto di sé, al movimento, alla cura anche della propria estetica, quindi è tutto cura di sé. Io sto cercando con il dojo e con Gabriel di portare dei contenuti, delle basi, delle informazioni, ma sta sempre a voi la scelta di utilizzare queste informazioni, applicarle davvero e agire, oppure dire ma sì, ma poi lo faccio. Questo è il momento di agire, io sono una motivatrice eccezionale, però non posso motivare i sassi, quindi mi raccomando lasciatevi aiutare, io vi mando un bacione grandissimo, c'era anche Paolo che è uno dei miei formatori in linea, quindi sono anche molto contenta,
Vi mando un mega bacione, buona serata Zogini, ci vediamo domani alle ore 15 con Jessica Pontet per riparlare di capelli. Giuro che cerco di mantenere la connessione più stabile possibile. Accettiamo ancora domande per domani, quindi mi raccomando, scriveteci. Fateci sapere e non tagliatevi le frangette a casaccio, vedete che io sono stata ferma, ho un taglio che fa spavento, ma sono qua, tenete duro e curiamoci di noi, soprattutto ora, soprattutto adesso. Buona serata!